Non c'è l'intro, no? Perché mi ha detto Paolo non devo far quindicenne nevrotico, che non importa. E allora l'ho fatto l'intro. Ciao, bentornati nel bunker di MVVblog. Quello che avete appena visto era l'intro del video dei jukebox che avevo in mente di fare e che avevo girato. Poi, la sera stessa, prima di andare a mettere insomma tutta la roba dentro il computer, ho visto un cartone animato di Zig e Sharko e mi è venuta l'idea di infilare Zig e Sharko nel. Sì, forse era meglio quell'altro. Comunque, l'intro era uno scherzo, ovviamente. Io non me la sono presa male perché mi hanno scritto che sono quindicenne nevrotico. Anzi, devo dire la verità, Paolo forse tutti i torti non ce li ha. Io sono peggio di un quindicenne nevrotico! Comunque, in questo video non faccio un cacchio. No, vi voglio far vedere qualche retroscena, perché in effetti quando giro un video io, il 90% delle riprese le sbaglio completamente. Infatti, vi voglio far vedere qualche errore che ho commesso durante le riprese di quel video. Questo manuale con tutti i riferimenti, questo manuale con tutte ste robe qua giù dentro. No. Questo manuale con tutta sta roba qua me lo friggo perché non. Ah! Devo bere meno vino. Meno vino. Non riesco a fare sto cazzo di video perché son brillo, ho bevuto troppo vino. Mi riesce a sta serio. Come devo fare? Con tutti i tasti è quella del 2007, quindi è un po' un mix di roba e un. Io mi sono morso la lingua. No, ora se mi piglia ride è finita. Più o meno penso di aver sistemato un po' tutto, l'ho rattoppato effettivamente, però più di così per ora non posso fare e funziona. No. Un radiomicrofono professionale, questo qui. Grazie Gianluca, grazie. Pim para pim para pum 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 para pim para pum pum pum. Però poi farò anche un video qui perché voglio provare per bene questi microfono. Pim pim pum 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 para pam pim pum pum. E quando ho aperto il pacco che mi è arrivato, ma non so che cazzo sto dicendo. Comunque questo video finisce qui, io ringrazio da. Ma io l'ho messo il bilanciamento del bianco giusto. E faccio vedere anche l'unboxing di una cosa che mi ha spedito. Non mi ricordo più come si chiama Bocci. Oddio. Oddio. Poi non solo commetto una valanga di errori, ma giro anche una valanga di scene che poi dopo non montro, che non mi servono a niente perché magari non c'entrano nulla col filmato. Infatti avevo girato una scena dove facevo vedere il funzionamento di tutto l'ingranaggio, della meccanica, del cane, delle bestie, malefico. Non mi ricordo cosa devo dire mentre che lo dico. Faccio vedere ora. Infatti avevo girato una scena dove facevo vedere tutto il funzionamento della meccanica. Ve la faccio vedere. Ah! Ora è praticamente impossibile che riesca a farvi vedere bene ogni singolo dettaglio di tutta la meccanica in movimento. Comunque, se ora io attivo uno di questi pin, parte il carrello e con questi bracci qui va ad intercettare il pin. Quando intercetta il pin si attiva uno switch che inverte la rotazione del motore, il motore gira al contrario e attiva il carrello che porta il disco nel giradischi, poi attiva il movimento del braccio. Il disco suona. Poi, una volta che il disco è finito, riparte il motore e riporta il disco nel carrello e poi si ferma. Ecco, poi non so perché non ce l'ho montata dentro il video questa parte, ma non solo, ho anche estratto il motore che fa andare tutta la meccanica perché lo volevo pulire e non ho montato neanche questo di pezzo, ve lo faccio vedere ora. Ho lubrificato tutto e va bene, però ora è meglio se smonto anche il motore, così vediamo dentro se va lubrificato anche quello. Qui ci sono tutti i dadi inglesi in misura in pollice, quindi non tornano. Non sono né da 10 né da 9. Ah, ce l'ho fatta con la chiave di 10. Ecco qua. Ok. Eccolo qua. Questo motore attiva tutta la meccanica, senza questo non si va da nessuna parte, quindi sarà il caso anche di dargli una bella pulita. Questa è l'unica cosa che non ho pulito quando ho smontato tutto il jukebox, non mi ricordo perché questo non l'avevo tolto. E beh, allora, non c'è niente da fare, bisogna vedere qui dentro com'è messo, perché fa un monte di rumore e quindi vuol dire che qui dentro c'è tanto
tanta tanta cacca. Fatta la cacca, il culo si sciacqua. Accidenti, è tutto allentato. Come mai così lente? Ci do il lubrificante nanoparticellare dentro. Cerco di farlo penetrare in ogni dove. Nei posti dove riesco, più che altro. C'è qualcosa qui dentro che sbatte. Questo non so se è uscito fuori da lì dentro, ma non promette bene. Se solo riuscissi a togliere questa, cazzo. Qui c'è tipo un grano, mi sembra che c'è tipo un... Non ho la minima probabilità di togliere questa qui senza romperla. Quindi lo rimonto. Speriamo che il lubrificante che ci ho tirato dentro basti. Finisco di dargli una pulita. Oral-B per pulire i tuoi denti dalla cacca incrostata. Wash, wash, wash. Wash, wash, wash. Tubby, 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 tubby. Wash, wash, wash. Speriamo bene, va, lo rimonto. Vabbè, facciamo una prova, va. Fa lo stesso rumore di prima. Vabbè, oh, funziona, meglio di così non si può fare. Leggendo i vostri commenti è venuto fuori che l'amplificatore grida vendetta. Allora dovete capire che questa non è una riparazione definitiva, anzi tutt'altro. Quello che ho voluto fare nel frattempo che trovo i soldi per aggiustare questo amplificatore è far ripartire il jukebox, perché almeno così lo posso utilizzare. Comunque, già che ci siamo, vi faccio dare un'occhiata più da vicino all'amplificatore. Eccolo qua, no. Eccolo, yeah. Madonna, come faccio a beccarlo giusto? Eccolo qua il nostro amplificatore a valvole. Qui c'è un problema grosso, ovvero le valvole finali. Queste valvole qui sono le RCA 6973. Sono valvole molto rare da trovare. Non so se si trovano dei cloni cinesi, sinceramente non ci rimetterei. E vorrei trovare le RCA originali. Il problema è che costano veramente un'esagerazione e qui ce ne vogliono 4. Perché una di queste valvole qui è già saltata e ha fatto saltare il primario di questo trasformatore. Questo è successo prima che ci mettessi le mani. Io l'ho trovato veramente in condizioni disperate, questo jukebox. E anche l'amplificatore era ridotto veramente male. Il problema è che anche l'altro trasformatore è saltato, perché una di queste due valvole internamente è andata in corto. C'è qualche corto da qualche parte nelle armature metalliche della valvola, quindi i trasformatori di uscita non sono più buoni. E se mettiamo in conto il costo di trasformatore, il costo delle valvole finali e magari vado a cambiare anche tutte le altre valvole, perché non sono esattamente quelle che dovrebbero esserci. Ad esempio qui ci dovrebbe essere una 12 AX7 e invece c'è semplicemente una ECC83, che dovrebbe essere esattamente la stessa valvola, ma a livello di rumore di fondo la 12 AX7 dovrebbe essere un po' migliore. Idem per le prime due valvole che amplificano il segnale che arriva dalla testina. Sono due ECC83, mentre dovrebbero essere delle 12 AX7 anche queste. Inoltre questo amplificatore ha i filamenti delle valvole continuamente sotto tensione, anche se sottoalimentati. Però le valvole con il tempo si consumano lo stesso. Quindi tutte queste valvoline che sono qui andrebbero cambiate. La spesa non è indifferente, purtroppo. Sotto l'amplificatore invece avevo già fatto un po' di lavoro, avevo cambiato alcuni cavi, ho sistemato questo interruttore, ho cambiato i condensatori di filtro perché quelli che c'erano non erano più buoni, ma ci sarebbe ancora da cambiare questi condensatori qua, che sono il filtro di loudness che è sul volume. E purtroppo c'è da dire ancora un'altra cosa, che questi trasformatori sono un po' particolari perché hanno più di una uscita. Come vedete, per ogni canale ci sono 3 contatti. Questa è la massa, questo è il positivo delle casse interne al jukebox e questo sarebbe il positivo per delle casse acustiche esterne al jukebox. E qua giù c'è un comando che permette di selezionare l'impedenza delle casse acustiche esterne. E vedete che è collegato con tutte le uscite dei trasformatori, che come vedete non sono una sola, sono parecchie. Quindi volendo mantenere l'originalità dell'amplificatore, perché altrimenti non ha senso starlo a sistemare, devo trovare i trasformatori originali. Non ce ne posso mettere due diversi, oppure fare un rewire delle valvole finali in modo da usare una valvola un pochino meno costosa. Ad ogni modo, questo non è un progetto che si ferma qui e sicuramente in futuro ci tornerò sopra e farò un vero restauro completo dell'amplificatore. Quindi se non ho riparato l'amplificatore, il problema sono i... Il problema non è che guadagno come Lion di WGF, lui guadagna 600.000 euro il mese. Io purtroppo ci dovete levare un... Quanti zeri ci bisogna levare? Perché il 6 c'è, però bisogna toglierci con due zeri soli, io. Due.
Comunque tutti voi vi starete chiedendo che cacchio è starnese che c'è qui sopra, cos'è sto bussolo di ferro? E no, non ve lo dico cos'è, dovete aspettare il prossimo video che spero di far uscire questa domenica, ma nel frattempo questo video finisce qui, voi sarete sicuramente contentissimi di saperlo e io vi dico intanto che faccio un'altra, che non ci sto capendo più una sega, che cacchio sto a dire, ho perso il filo, vabbè, errori. Quindi, farò ovviamente, quindi, pum, pum. Questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto e mi raccomando, restate sani!